Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai nutriti con il pane della vita, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra nella continua ricerca dei beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il suo spirito. Un attimo di attenzione, dopo la Santa Messa ci dovete consentire, ci dovete fare spazio davanti perché dobbiamo benedire l'angolo del minatore, e quindi davanti Don Vincenzo, poi ci saranno le ceramelle e la delegazione di minatore, e chi vuole ci può seguire per la benedizione, e dopo ci saranno i saluti delle autorità. Approfitto di ringraziare tutti coloro che ancora una volta hanno permesso la 17ª festa del minatore. Vi ringrazio di cuore perché siete veramente in tanti. Ringrazio in modo particolare la famiglia Ierpo e la famiglia Di Belgio che hanno consentito di creare quel piccolo angolino a noi molto caro, e vi auguro che lo sia anche per voi, e quindi vi chiediamo un po' di collaborazione. Quindi cioè, chi è dentro resta dentro, esce prima la delegazione e poi ci seguite. Grazie. Lì al vice sindaco, all'assessore Rossino, al presidente del consiglio, a tutti quanti voi e a Gianni Pittella. Gianni Pittella, perché siamo nel momento della, abbiamo superato il momento della messa, ma comunque siamo tra amici e loro lo chiamiamo Gianni. Ma non dobbiamo dimenticare che Gianni è anche europarlamentare ed è anche presidente degli europarlamentari socialisti. Questo significa che della Rosa e di quest'area, certamente, ma penso che oltre che questo fatto di affetto, di sentimento legato alla famiglia, vi sia anche, come dire, la consapevolezza del valore, del significato religioso e sociale che ha questa manifestazione che già da 17 anni si svolge in questa contrada alla Auria. Il significato religioso lo ha meravigliosamente espresso il nostro parroco, come dire, dandoci l'immagine di quella che è stata Santa Barbara, di quella che è Santa Barbara, del suo martirio, del suo condizionamento, di questa sua voglia di vedere sempre anche in questa torre, di essere in comunicazione con Dio, con Gesù. Noi sottolineiamo brevemente il valore sociale di questa manifestazione. Noi con questa manifestazione vogliamo ricordare quante sono state la condizione positiva dello sviluppo non soltanto della Contrada Rosa ma di tutta quanta l'Auria. Tanti artigiani hanno fatto le porte, tanti muratori hanno costruito le case perché tanti minatori sono andati a lavorare e hanno portato queste rimesse. Ma ancora di più importante è stata questa loro azione, questa loro opera, se consideriamo quanti giovani hanno potuto studiare, quanti giovani hanno potuto laurearsi in forza del lavoro del loro papà, del loro zio, del loro parente, perché poi scattava intorno al giovane che doveva studiare a quel tempo grande solidarietà e grande impegno. E allora tutti con affetto, perché ci conosciamo tutti, non solo perché rivesto questo ruolo in questo momento.
Saluto particolarmente Don Vincenzo e gli do anche io il benvenuto nella nostra comunità. Perché il sindaco di Nemoli qui? I legami tra la parrocchia di San Nicola in particolare, ma di Lauria in genere, i nemolesi sono fortissimi, di sangue, non solo di amicizia. Tutti siamo, io pure sono figlio di Lauriotto, quindi questo crea un naturale rapporto anche di collaborazione amministrativa. Che dirvi? L'anno scorso credo abbiamo parlato di una situazione, facevamo riferimento a tutte le speranze che nutrivamo per l'evento Cantiere Autostrada, se vi ricordate. È un capitolo che mi duole dirlo, ma lo voglio dire, perché stiamo vivendo una situazione non così come ci aspettavamo. Avevamo riposto tante speranze in questo cantiere. Dico questo, sapete, chi fa il mestiere da minatore sa quanto è legato a questi eventi. Avevamo posto tante speranze, pensavamo in questo momento così difficile di lavoro di trovare una soluzione occupazionale. Stiamo vivendo come sindaci difficoltà perché vediamo che le aspettative che si erano create purtroppo al momento sono abbastanza deluse. Ancora sembra che debba venire, però proprio nei nostri due comuni di Lauria e di Nemoli, anche di Rivelli in parte, l'assunzione dei lavoratori è molto limitata, le previsioni sono molto limitate, per cui in qualche modo quell'entusiasmo iniziale in qualche modo è venuto meno, anche se come sindaci stiamo cercando, anche con l'aiuto di Marcello che non vedo questa sera, di fare tutte le azioni possibili affinché gli operai della nostra zona, dove ci sono tutte le professionalità, sono state dette, che possono lavorare sull'autostrada, possano quando prima e in tanti andare sul cantiere dell'autostrada. Le speranze sono tante, noi come amministrazione faremo di tutto perché anche un solo operaio possa in più andare a lavorare. Che dire, proprio per sottolineare questo rapporto di amicizia, di collaborazione tra, e di sangue tra Nemoli e Lauria, noi abbiamo già deliberato in Consiglio Comunale l'altro giorno, 10 giorni fa, di intitolare una strada ai minatori e in particolare quella che lega questo rapporto, cioè la strada che da Tempacastagna, quella che va alla Costrino, viene alla Rosa, si chiamerà Via dei Minatori, già deliberata. Ancora approfitto perché c'è Don Vincenzo fresco questa sera per dire che intitoleremo una piazza a un altro laureato che è nei nostri cuori, che è Domenico Lentini. Avremo una piazza a Nemoli, Domenico Lentini. Mi auguro che questa collaborazione possa sempre più continuare affinché le nostre comunità nel nostro piccolo possano, con la nostra azione, possano sempre crescere di più. Ringrazio tutti voi per essere qui così numerosi, ringrazio il parroco Iacovino e colgo anch'io l'occasione per fargli i migliori auguri di buon lavoro, ringrazio le istituzioni qui presenti e quelle che non hanno potuto partecipare e consentitemi un ringraziamento particolare agli organizzatori che come ogni anno con sapiente lavoro si sono dedicati ai preparativi e che quest'anno in particolare hanno voluto stupirci con un'opera che reca impresso il significato che la figura del minatore ha per noi tutti e per questa terra. Ecco, come avete visto, come vedrete, quest'opera raffigura il minatore tra cielo e terra, il cielo, la santa protettrice, conforto nei momenti più bui, conforto quando le condizioni malsane di lavoro sono avvertite sulla pelle, quando l'acqua penetra i pur robusti stivali, quando il fragore della dinamite mortifica l'udito, e la terra, la famiglia ricordo e speranza, ricordo dell'ultimo abbraccio
dell'ultimo sguardo prima di ripartire, e speranza, speranza di rivedere presto quegli occhi e di riunirsi presto in un nuovo, rinvigorito abbraccio.